Buonasera a tutti. Io intanto comincio con ringraziarvi e ripeto quanto vi sono grata di questo invito. Intanto per aver allestito la vostra qui, questo è un discorso che riguarda Francesco, ma mi riguarda personalmente perché io sono qua per poi aver scelto il mio viso con le mie rughe. E poi ho ricevuto un'accoglienza talmente calda e affettuosa e che mi emoziona e che mi ripaga anche di tutte le manchevolezze, di tutte le assenze che ci sono state nella nostra città, insomma comunque in Sicilia in generale. Io vi racconto brevemente, non voglio togliere a Francesco, vi racconto brevemente un po' come qual era l'atmosfera dell'epoca. Intanto noi, un gruppo di donne, ci eravamo già riunite in collettivo, avevamo fondato un giornale tutto femminile, autofinanziato naturalmente, perché volevamo che si desse la parola alle donne, che non l'avevano, non si sentivano. E poi era il periodo della seconda sindacatura a Orlando, avevamo aspettative, speranze riposte in questa sindacatura a Orlando, c'era questo mito che il palazzo si era aperto alla città, no? Cioè potevamo andare a frequentare la casa comunale, facevamo riunioni infinite, insomma eravamo, ci sentivamo cittadine. E questo sentirsi cittadine non è una cosa tanto normale in una città come Palermo, perché venivamo da un periodo in cui proprio questa classe borghese, questa borghesia che appiattiva tutto, non solo ignorava la mafia, l'esistenza della mafia, ma diceva sono affari loro, se la sbagliano fra loro, si ammazzano fra di loro. C'erano stragi tremende, ammazzatine, sangue, venivano sul giornale, cose che non ci riguardano, ma non ci riguardano, loro guardavano soltanto il fatto che appunto si ammazzavano tra di loro o ignoravano che ammazzavano carabinieri, magistrati, non ci riguardavano, noi ci facevamo la nostra vita che era tutt'altra cosa. Ma soprattutto non guardavano quello che stava succedendo nella città, nel territorio, perché questa mafia che si ammazzava era la mafia dei giardini, cioè la mafia che espandeva la città sui giardini, quindi rodeva tutto il territorio, facendo quella città che poi abbiamo adesso mangiata dal cemento, divorata dal cemento, e che ha divorato anche le bellezze che stavano dentro la città. Palermo era una delle tre capitali del Liberty, cioè aveva un asse, insomma la storia urbanistica di Palermo è affascinante per certi versi. Nei primi del Novecento deflagra questo Liberty floreale, bellissimo, con un architetto Ernesto Basile, insomma il caposaldo di questa scuola, e si espande in una zona appena fuori le mura. C'è la costruzione di due magnifici teatri, il Teatro Massimo, che è il più grande teatro d'Europa, come palcoscenico, poi il Teatro Politeama, affidato a due architetti che erano un po' in contrasto fra di loro, uno classico tradizionalista e l'altro invece più moderno, dedito al colore, a una forma più nuova di architettura. Quindi questi due teatri, il Teatro della Borghesia, insomma, che voleva dimostrare la sua cultura, e c'era stata l'esposizione nazionale del 1891-92 che aveva occupato una parte appunto appena fuori della città murata. Su quel terreno che si chiamano, in siciliano si chiamano Firriatti, cioè erano
terreni recintati, vastissimi terreni recintati, si chiamavano Firmiani, che erano chiusi dentro le mura. Su questi terreni, una volta finita l'esposizione nazionale, cresce la città Liberty. Quindi era una città giardino, perché erano tutte villette basse con giardino, quindi era una città bella, estensiva, elegante, con questo grande viale che si chiamò Viale della Libertà, perché dopo i voti del 48 si aspirava alla libertà, c'erano, insomma, c'era una borghesia illuminata, no? L'epoca dei Flori, insomma, queste cose che sono semplici. Ecco, questa città bellissima, quando appunto, il potere è preso da una mafia, non quella con la Lupara, la Coppola della Lupara, ma altro tipo di mafia che poi dopo si capisce, comunque la mafia politica, no? Lima, Ciancimino, Gioia, questi sono nomi, sono nomi a tutti. Ecco, quando hanno preso il potere, uno è diventato sindaco, l'altro è diventato assessore, l'altro era politico nazionale, no? Allora nazionale, questi hanno preso il potere e hanno cominciato a devastare la città, hanno un piano regolatore assassino, e quindi la mafia ha preso subito il potere, la mafia ha distrutto questa città. Però che cosa è successo? Poiché la borghesia che abitava ancora nel centro storico non ha capito, ma gli è sembrato anche vantaggioso che al posto del villino poi potevano avere l'appartamento, l'attico nell'edificio nuovo, con il comfort che la modernità portava. Quindi è stato abbastanza, sì, insomma, connivente, non ha voluto capire, si è rifiutata di leggere che appunto quella trasformazione che è imposta dalla mafia, cioè da atteggiamenti mafiosi, ripeto, non era la Coppola e la Lupara, ma era un atteggiamento più subdolo, no? Che faceva vedere, Ciancimino disse, Palermo è bella, ma noi la faremo ancora più bella. Ecco, e su questa aspettativa, una città più bella, perché era appunto la città dei condomini, città moderna, città che aveva l'ascensore, prima non aveva, si è inventato tutto. Da questo poi naturalmente, totalmente, non solo la distruzione del Liberty, ma poi la distruzione della campagna. Palermo è una conca che si chiamava una conca d'oro, perché non è una conca sureggiante di agrumenti che da noi si chiamano giardini, non si chiamano agrumenti, si chiamano giardini che rosseggiavano di mandarini, arance e limoni. Famoso, insomma, da Goethe poi. Ancora prima, viaggiatori arabi, perché sono stati portati dagli arabi, insomma, era una città lussureggiante, un territorio bellissimo, le attività, insomma, Palermo era una città molto bella. Questa città molto bella è stata aggredita e distrutta proprio da interessi mafiosi, da improvvisanti, erano carrettieri, erano mafiosi che si improvvisavano costruttori e hanno fatto senza nessuna qualità. La città è informe, è diventata una città informe, perché era una città legittima, che aveva un impianto, un centro storico, poi la città novecentesca, la città libera, adesso è diventata un'informe di cemento, in cui ci sono piccoli episodi che si sono salvati dalla distruzione, non più di questo. Quindi, vivendo in questo ambiente con la mafia, ma chi è? Non ci interessa, non è cosa che ci riguarda. Questo gruppo di donne, per cui alla fine eravamo in prevalenza donne, cioè anche degli uomini, non nel momento delle donne del digiuno, però c'è stata una presa di coscienza, come si dice, di una categoria di persone, uomini e donne, che hanno cominciato, appunto, come dicevo prima, a interessarsi della cosa pubblica, il comune era aperto, si partecipava, insomma, c'era una società nuova che sta crescendo. In questo, che ripeto, insomma, come con la sindaca di Orlando, sembrava che avesse uno sbocco, non so. Quando sono successe le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, a distanza di circa due mesi l'uno dall'altro, ecco, tutte le nostre speranze sono crollate, non ci aspettavamo più niente
dalla vita, dalla società, ma dalla città, soprattutto dalle istituzioni, perché abbiamo capito. Sì, il senso dell'abbandono. Abbiamo capito che le istituzioni non stavano dalla nostra parte, cioè non stavano dalla parte delle persone oneste che volevano appunto riscattarsi da quella condizione. E quindi è venuta qualcuna di noi, a poche, perché è venuta a un gruppetto piccolo di donne, questa idea di fare una forma di protesta che fosse proprio femminile, che riguardasse una forma di protesta femminile. Quale poteva essere? Cioè, quella di esporre questa protesta con il proprio corpo. Noi chiedevamo appunto verità e giustizia, come lo possiamo chiedere? Digiunando, cioè mortificando in un certo senso il nostro corpo, perché noi ci sentivamo donne portatrici di vita e non volevamo accettare che altri ci portassero la morte. Questo poi è una cosa abbastanza semplice, banale, ma è nata da questo. Noi donne solo così possiamo parlare, esprimendo la nostra voglia di vita, oltre che di verità e giustizia, appunto offrendo la nostra sensibilità. Quindi questo non potevamo fare, non avevamo altri strumenti. Raccontavamo stamattina che ci sono state altre donne, altre amiche che hanno fatto il comitato dei lenzuoli, hanno esposto i lenzuoli con le immagini di Fanny Borsellino, sempre fatte che sono andate in tutta la città. Quindi c'è stato un fermento da parte di questa società che si è sentita tradita, abbandonata, defraudata delle sue aspettative. E quindi abbiamo cominciato a sederci. Infatti ho portato una fotografia in cui siamo un gruppetto di donne, ci siamo portate queste seggioline, ci siamo messe in un giardino nella piazza di fronte a uno di questi teatri, come dicevo, il teatro Politeama, ma questa piazza che si chiama Piazza Castelnuovo, in realtà non la chiamiamo Piazza Politeama perché è la piazza dove c'è il teatro, ma in realtà ci sei due parti, una piazza Crispi, no, una piazza Castelnuovo e l'altra. Come si chiama? La piazza dove c'è il Politeama, come si chiama? La piazza Politeama. E allora ci siamo sedili, abbiamo messo dei cartelli, abbiamo cominciato a chiacchierare, a parlare, invitando le persone, infatti qui c'è il manifestino che abbiamo fatto, invitando tutti quelli che sentivano questa urgenza di rappresentare anche il dolore, non solamente la protesta, ma anche il dolore. Ho fame di giustizia. Quindi abbiamo invitato tutti quelli che condividevano questo atteggiamento, questa posizione, questa voglia di farsi di esserci, di venire. E quindi a poco, dalle decine di donne che eravamo, non lo so, è stato male, di gente che veniva. Noi siamo stati un mese lì alternandoci, no? E quindi sono venute una quantità di persone, non abbiamo neanche quantificato. Sì, tutto spontaneo, si vedeva solo che le donne assolutamente, soprattutto in Sicilia, e questa forma di un sistema, cioè, perché non bastava essere donne acculturate, essere professoresse universitarie come lei ad esempio, per potersi permettere questa libertà, diciamolo, era così, quindi era veramente un fenomeno inaspettato e sconcertante, soprattutto per i buoni maschi siciliani e soprattutto per un pensiero politico arrogante e dove la donna non aveva veramente grandi spazi. Pensiamo quante donne per esempio facevano politica in quegli anni, pochissime. I buoni maschi siciliani che detenevano il potere, perché al comune, alla provincia, alla regione, tutti maschi, pochissime eccezioni, credo neanche dalla nostra parte, siamo completamente ignorati, cioè, nessuno ci ha affidato, non è che non so, si sono preoccupati, poi sono venuti a chiedere, ma voi che cosa volete, che cosa siete? No, noi chiedevamo appunto la rimozione delle teste istituzionali che ritenevamo colpevoli di quello che era successo, li ritenevamo indegni, inadeguati e anche collusi, alcuni anche collusi. Quindi abbiamo richiesto con forza, il nostro scopo era questo,
chiedere che queste persone che non ci rappresentavano, che non volevano che ci rappresentassero, decadessero, fossero rimosse dal loro posto. E questo in effetti è successo. Dico, è successo non perché noi abbiamo fatto le barricate, questo lo voglio dire perché non ci attribuiamo meriti che non abbiamo, però sicuramente è stata una forza dal basso che qualche cosa ha smosso. Se loro non ci hanno filato, non ci hanno dato confidenza e importanza, però sicuramente questa presenza continua, un mese in piazza, qualche cosa ha fatto, quindi non ci hanno dato soddisfazione, non volevano darci soddisfazione, però è stato un movimento di opinione che alla fine ha raggiunto